Buongiorno, buongiorno cari wasabiani, questa è la nuova puntata di Wasabi Street, un programma di radio, punto. Ciao a tutti, io sono Emanuele e questo è appunto un programma di radio, punto, fondato su salute, benessere, ecologia, ambiente e tanti temi sociali. Buon appetito a tutti, e vi tratterrò per questa ora con nostri sempre ospiti presenti, perché in questo programma ospitiamo tanti ospiti, parliamo di argomenti ben importanti, anche talvolta un po' pesantini, no? Però è giusto per fare cultura, è giusto per dare informazione, è giusto per trattare temi locali, e quest'oggi ospitiamo un'associazione proprio del territorio. Radio Punto dà spesso spazio ai personaggi e alle associazioni locali, e quest'oggi, in questo sabato, quando avete le gambe sotto il tavolo, vi intratteniamo con una tematica molto importante, una tematica di cui se ne parla sempre di più e che è giusto tenere l'attenzione sopra. E un esponente del territorio è appositamente un comitato, che poi vi spiegherò bene, in cui ha preso ovviamente un certo tipo di posizione su questa tematica. E avremo oggi uno degli esponenti del comitato che, insomma, ci spiegherà il loro punto di vista. Cercheremo di essere il più imparziale, cercherò di essere il più imparziale possibile, ovviamente, ma è giusto che diamo voce a un comitato importante che raccoglie un numero importante di persone per esporvi la loro idea. Intanto io vi mando subito, senza rubare tempo, vi mando subito un grosso pezzone di Samuel, del Sussonica. In questo caso è solo Samuel, con il pezzo famosissimo che sta girando e che dà una bella spinta. A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità, a quello che non hai mai chiesto, ad ogni dubbio che si accenderà, al cielo azzurro dietro un vetro, ad uno sguardo che si è perso ormai, all'innegabile paura che questa vita non mi basterà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa può cambiare, troverò, troverò. Cerco una risposta a tutto quello che non resta, a quello che poi si dimentica, ad un'idea che gira in testa, a cosa chiede il mio DNA, alle domande più frequenti, alla paura, alla necessità, alla bellezza di un tramonto, al mio bisogno di semplicità, a quello che non so capire, a tutto quello che verrà. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa va a finire, troverò tra le tue braccia. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale, e io cerco una risposta, cerco una risposta. La strada dove ogni cosa può cambiare, troverò. Gli alberi, le foglie, il sole, un temporale. Gli alberi, le foglie,
cerco una risposta, cerco una risposta. Cerco una risposta. Bene, bene, bene. Questo è subito il primo pezzone. Grandissimo Samuel, grandissimi Subsonica, grandissimo questo stile di musica. Bene, bene, bene. Allora, partiamo subito col nostro ospite. Vi dicevo prima che abbiamo un comitato. Un comitato si chiama il Comitato Noacam di Borsano, perché appunto trattiamo il tema dell'inceneritore di Borsano. In questi giorni si sta sviluppando una serie di azioni, di interventi da parte dei comuni soci, perché ricordiamo che l'inceneritore è un inceneritore pubblico, tra virgolette, è un inceneritore formato da delle partecipazioni dei comuni, e quindi si sta portando nella diatriba politica dei vari paesi il discorso dell'inceneritore, che è un discorso travagliato da ormai decenni. Abbiamo appunto qui un esponente del Comitato Noachem di Borsano, è il signor Alessandro. C'è Alessandro? Sì, eccomi Emanuele, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Punto, buongiorno. Grazie, grazie Alessandro, grazie a te della tua disponibilità, e grazie al Comitato Noacam per intervenire qui in Wasabi Street. Per me è un grande onore. Vi ho chiamato, portiamo la tematica dell'inceneritore, portiamo il comitato proprio qui dentro a Radio Punto, e io Alessandro inizierei a farti già di per sé la prima domanda, sostanzialmente chi è il comitato Noacam e perché è iniziata la vostra diciamo attività, la vostra propaganda, chiamiamolo così, anche se magari è un termine che può sembrare un po' brutto, però l'attività sul vostro territorio. Sì, beh, grazie Emanuele per la domanda. Allora, chi è il comitato? Il comitato sostanzialmente è un insieme di persone che è formato da circa un centinaio di persone con dei ruoli diversi, con storie diverse, che si accomuna per avere una sensibilità forte sull'ambiente e in particolare con una visione di prospettiva. Io credo che a tutti noi è molto chiaro come il mondo sta cambiando, come il lockdown ci sta imponendo, anche questa situazione di pandemia ci sta imponendo dei cambiamenti nel nostro stile di vita, come la tecnologia si sta rapidamente muovendo, e quindi come anche in termini e i segnali forti di una situazione ambientale di difficoltà sono evidenti davanti a tutti. Per cui noi ci interroghiamo per capire ma come vogliamo, come sarà, quale sarà l'approccio che dovremo avere nella gestione dell'ambiente. Le cose che sono state fatte nel passato sono ancora di attualità, ci sono dei segnali di cambiamento. Ecco, noi vediamo dei segnali di cambiamento, e quindi il comitato nasce perché sostanzialmente nasce a due fasi della propria storia. Una prima fase che sostanzialmente riparte dal 1995, quindi che sarà per me molto breve a raccontarvi perché non vi voglio annoiare, te Emanuele e i radioascoltatori. È una fase dove sostanzialmente nacque questo comitato perché c'era la necessità, arrivavano dei segnali di grande preoccupazione nei confronti di questo inceneritore. L'inceneritore di Borsano, ma l'inceneritore di Borsano è collocato nella città di Busto Arsizio, è un inceneritore che ha confine con diverse città. Il bacino di riferimento di questo inceneritore è un bacino molto, molto grande, occupa. E come voi sapete l'inquinamento non ha confini amministrativi o geografici, l'inquinamento va e quindi si supera le province, in quanto questo inceneritore è alla parte sud della provincia di Varese ed è subito a 100 metri si entra nella provincia di Milano. Allora, il comitato nasce proprio perché negli anni 90 nasce perché c'era una situazione di grande difficoltà di questo inceneritore, e quindi c'era la necessità di di avviare un discorso con ACAM, con l'amministrazione, con ACAM, i soci di ACAM, l'amministrazione comunale di Busto Arsizio, perché si riflettesse su quelle che dovevano essere le strategie future alla luce. Un inceneritore degli anni 70 con la tecnologia degli anni 60 aveva ancora senso, e la domanda era se questo inceneritore poteva ancora avere senso negli anni 2000. Ecco,
con l'amministrazione comunale è nato proprio un dibattito molto, molto intenso e molto forte che ha coinvolto la cittadinanza, fino ad arrivare e i segnali del cambiamento erano già molto evidenti, quindi una raccolta differenziata che cresceva in maniera significativa, si incominciavano a misurare la presenza degli agenti inquinanti, in particolare le polveri sottili, si parlava dei PM10, per poi arrivare oggi ancora a misurare delle polveri con particelle ancora più piccole. Ecco, quindi sostanzialmente ci si rivolgeva un'attenzione che maturava sul territorio della nostra città, sui territori circostanti, proprio che significava che dobbiamo gradualmente migliorare quella che era la qualità ambientale del nostro territorio. E quindi la nostra azione è iniziata lì, sino ad arrivare poi al 2015, dove a questo punto si decise di chiudere l'inceneritore, ma questo poi magari ve lo racconto dopo. La storia del comitato è ripartita ancora in maniera più decisa a questo punto nel gennaio-febbraio del 2020, quando sostanzialmente da Accam sono arrivate notizie ancora più contrastanti, per cui un incendio che ha messo in crisi, che ha bruciato le turbine, questo inceneritore che nel frattempo produceva energia elettrica è ritornato a fare l'inceneritore perché non produceva più energia elettrica, e sostanzialmente arrivavano notizie inquietanti di storie legate a problemi di tipo economico, bilancistico della società, a problemi di natura penale, giudiziario da parte degli esponenti della società, e quindi soprattutto poi per il comitato si è posto la questione di dire: ma nel 2020 ha ancora senso in prospettiva un incentivatore di questo genere? Ecco, la nostra risposta è stata che non ha assolutamente senso, e nel nostro motto di inizio di aggregazione, che quindi vede le persone aggregate, è che sostanzialmente noi chiediamo l'inceneritore, la chiusura dell'inceneritore Accam di Busto Arsizio, proprio perché dopo anni di gestione opaca si è evidenziata in maniera molto chiara la non più utilità di questo tipo di impianto, e quindi la necessità di chiuderlo proprio per la tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini, e soprattutto per ragionare in un'ottica di prospettiva sul nostro territorio che sia molto diversa da quella che è stata impostata negli anni 70. Ok, mi pare di aver capito, quindi, che la vostra tematica di interesse del comitato è, correggimi se sbaglio, il primo è l'aspetto salute, no? E ambiente. Sì. E la seconda è, diciamo, di natura economica, gestionale e politica, anche se vogliamo entrare nel discorso politico. La parte di tipo economico è una parte che sostanzialmente non è della responsabilità nell'ambito del comitato. La parte di tipo economico, che è deficitaria, fortemente deficitaria, e poi quando racconteremo i fatti, anche gli ultimi accadimenti, voi sapete, i nostri radioascoltatori sapranno, leggeranno di questa difficoltà, questa forte criticità alle soglie del fallimento. In questi giorni si decide o meno se Accam dovrà fallire o meno. Ecco, l'aspetto economico è in capo agli amministratori, alla loro responsabilità, e mi sembra che non è che hanno operato molto, molto bene, anzi hanno operato in modo pessimo. Quello che a noi interessa è proprio dire che a questo punto non c'è più spazio da un punto di vista strategico, da un punto di vista progettuale, per un territorio che non ha più senso. Nella nostra chiacchierata, se ci sarà la possibilità, vorrei raccontarti alcuni spazi di numeri di quanti sono i rifiuti che sono presenti, che vengono prodotti dalla regione Lombardia, e così, Emanuele, capirai e aiuteremo i nostri radioascoltatori a capire perché non serve l'inceneritore di Busto Arsizio. Certo. Ecco, questo mi piacerebbe proprio avere uno spazio. Allora, facciamo una bella cosa, Alessandro, mandiamo ovviamente il prossimo pezzo dei Depeche Mode e poi continuiamo il nostro discorso. Rimani in linea. Thank you.
Eccoci, eccoci. Beh, questa canzone dei Depeche è fantastica. Questo è Wasabi Street, ragazzi. Se volete, ok, noi siamo su Radio Punto, Radio Punto FM 89.1. Oppure una cosa molto interessante è il canale digitale terrestre, che proprio in quest'ora si consona proprio a mettersi lì a mangiare e ad ascoltarci. Non potete vedermi, ma non è che vi perdete un grosso spettacolo, però mi potete ascoltare, ma soprattutto potete ascoltare il comitato Noacam di Borsano, che abbiamo come ospite oggi, e quel signor Alessandro, uno dei referenti del comitato, ci ha spiegato appunto poco prima del pezzo cos'è il comitato e perché ha necessitato un nuovo intervento del comitato proprio su questa tematica a livello sociale, ecco, a livello locale. Alessandro, io adesso ti faccio questa domanda, cioè di raccontarci, per far capire anche ai nostri radioascoltatori, la storia di Acam, perché la storia di Acam parte quasi 50 anni fa, no? E, ovviamente non possiamo partire da 50 anni fa, ma gli ultimi accadimenti sono stati continui e importanti per la sua esistenza, giusto? Assolutamente sì. Allora, focalizziamoci sugli ultimi accadimenti, però solo un flashback sui primi 30 anni di vita sostanzialmente di Acam. Acam nasce nel 1970, entra e diventa operativo nel 1970, è un consorzio di comuni soci, mediamente dai 25 ai 28 sono stati i numeri che poi si sono un po' movimentati, e la tecnologia che viene utilizzata per questi inceneritori che brucia e basta è una tecnologia degli anni 60. Quindi fino al 2000 Acam, con alti e bassi, con mille problemi, con i limiti ambientali che c'erano allora, che erano molto alti, e con una conoscenza magari meno consapevole di quelle che erano le problematiche degli inceneritori, a questo punto Acam funziona e ogni tanto viene spento. Ci sono delle ordinanze del comune di Busto Arsizio, per esempio io ho nota che nel 1991 per ben 17 volte questo inceneritore aveva superato i propri limiti nelle emissioni, quindi veniva chiuso, eccetera. Ecco, la cosa che vi voglio sottolineare è che c'era anche una sensibilità ambientale ecologica molto diversa. Pensate che negli anni 70 venivano utilizzati gli scarti dell'inceneritore, le ceneri dell'inceneritore, per concimare i campi e intorno al territorio di Acam. Oggi le ceneri sono uno di quegli elementi più devastanti, che devono essere gestite in discariche speciali, eccetera. Ecco, allora questa cosa non c'era sensibilità, non c'era consapevolezza, e quindi pensate al danno che questa cosa ha fatto sul terreno, sul territorio, sulla nostra, anche sulla popolazione che ci viveva. Ecco, l'inceneritore che nel 2000 viene, c'è un revamping che raddoppia la sua potenzialità di fuoco e di smaltimento: da due forni da 100 tonnellate al giorno si passa a due forni da 200 tonnellate al giorno. Nel frattempo questo comitato, che era nato alla fine degli anni 90, apre proprio questo dibattito con Acam, con l'amministrazione comunale, che è un comitato che ha la capacità di dire: noi sappiamo molto bene che le discariche non sono quella la soluzione. Noi rispettiamo a maggior ragione, su questo territorio è presente la discarica, c'era stata la volontà di costituire una discarica Buscate. Chi si ricorda di queste cose? Io me lo ricordo, ero piccolo e quindi seguivo con la consapevolezza di quel tempo quella lotteria, e ho visto molte persone impedire che venisse questo fatto. Quindi nessuno di noi voleva che fossero i rifiuti portati in discarica, però nel frattempo la sensibilità, come dicevo, ambientale, la sensibilità della raccolta differenziata, la consapevolezza che si poteva fare di più e meglio, cioè, ci portava proprio a definire la necessità di chiudere questo inceneritore. E difatti questa lotta di popolo, di gente che ha coinvolto Busto, ma i comuni limitrofi, Magnago, Buscate, Dairago, Legnano, eccetera, ha portato, per noi è una bellissima notizia, nel 2015 il Consiglio di Amministrazione di Acam delibera la chiusura dell'impianto. Io proprio mi userò
abbiamo ricostruito questa storia di Hakam attraverso delle dirette Facebook che sono disponibili sul nostro sito di Facebook, e quindi chi vuole andare a rivedere questi numeri, questi dati, lo potrà fare senza problemi, anzi vi invito ad andare a vederlo, perché abbiamo con l'obiettivo di essere molto pragmatici e molto chiari nelle nostre informazioni, abbiamo sempre poi abbinato le fonti dalle quali abbiamo preso queste informazioni, per cui in questo caso abbiamo proprio inestato di quello che era l'indirizzo del CDA di Acqua. Alla chiusura dell'impianto, il 6 novembre del 2015 deliberano la chiusura dell'impianto, e con l'obiettivo dello spegnimento dell'impianto entra non oltre il 31 dicembre del 2017. Questo gap di tempo finalizzato proprio a creare le condizioni per questo tipo di operazione. Naturalmente questa cosa viene accolta in maniera positiva non solo da parte del territorio, ma viene accolta in maniera positiva dalla regione Lombardia. Proprio abbiamo qui degli estratti dalla stampa locale di allora, dove l'assessore Terzi diceva: l'impianto smaltellato e modificato, questa è una bellissima notizia, e sostanzialmente diceva che nasce proprio la volontà della regione Lombardia di accompagnare i territori alla dismissione degli impianti più obsoleti. Per cui la scelta era: andiamo a chiudere un impianto, ma perché uno degli impianti più obsoleti, che era quello che io sostanzialmente vi avevo raccontato. Questa vicenda viene accolta molto bene nella città di Busto, in particolare nel quartiere di Borsano, dove sul cui territorio è presente l'incenerimento. E nel frattempo ci avviciniamo alle campagne elettorali, i candidati sindaci tutti confermano più o meno chiaramente la volontà di continuare su questa delibera, che era del consiglio di amministrazione, che poi era stata anche approvata dal consiglio comunale di Busto Arsizio. In particolare uno dei candidati, Emanuele Antonelli, si presenta alla commissione di Busto, alla comunità di Busto e di Borsano, e conferma questa sua volontà di chiusura. Ecco, i fatti però non sono così, ecco, perché poi una volta eletto, pochi mesi dopo la sua elezione nel 2016, ci troviamo di fronte invece a una posizione che dice: no, così non può andare, il generatore perde 2 milioni di euro e abbiamo bisogno a questo punto di farlo ripartire, non possiamo spenderlo e così poi ritorneremo a guadagnare, no? Ecco. E questa è stata la prima goccia fredda che ci porta, ma come? Abbiamo una strategia di chiusura degli impianti, sappiamo che ridurranno gli impianti da bruciare, e oggi tu ci vieni a dire, ci dici, c'è già una delibera del Consiglio di Amministrazione di Acqua che dice queste cose, e tu invece ci vieni oggi in campagna elettorale, ti presenti in un certo modo e cambi completamente posizione. Allora, Alessandro, scusami, siamo arrivati alla posizione di allora. Io facciamo una cosa, mandiamo la pubblicità e poi riprendiamo il discorso venendo agli ultimi giorni, agli ultimi periodi più recenti, ok? Ok, va bene. Ok. Intanto vi mando la pubblicità e poi vi darò i riferimenti del comitato.